E adesso una notizia curiosa ma assolutamente vera, perché a Milano è stata varata una barca di marmo. Prua verso la fantasia e via. Così l'arte sembra superare le leggi della fisica. C'era una volta un piccolo naviglio, era di marmo e sapeva navigare. Il varo ieri sera nella darsena di Milano, tanti curiosi intorno e il traffico di sempre. Ci siamo fermati apposta per curiosità anche. L'ho letto sul giornale, siamo venute con un'amica appositamente per vedere questo evento, diciamo. A Milano ce ne sono tanto pochi. C'è una legge fisica, mi pare, in proposito. Quindi? E quindi, a seconda del volume che sposta, il pezzo galleggia. Già, 250 kg per 2,5 metri, marmo bianco di Carrara, come il cupolone, ma sta a galla, che è una meraviglia. Miracolo, una barca di marmo e poi galleggia. Miracolo per davvero. No, in realtà il lavoro è molto semplice concettualmente, nel senso che riporta alla natura il materiale, il marmo, in quanto il marmo si è sedimentato sul fondo del mare e poi per processi metamorfici si è cristallizzato ed è divenuto marmo. In realtà erano conchiglie che galleggiavano. E per un mese la barca galleggerà, si fa per dire, nell'atrio della Camera di Commercio e le copie in miniatura saranno consegnate come premi a 9 imprenditori milanesi per interpretare le difficoltà della navigazione nei mari dell'economia, sicuramente più insidiosi delle acque della darsena. Ciao. Ciao.